Buongiorno a tutti, sono Marinella Bersano, non ho bisogno di presentarmi, essendo ormai al terzo anno della mia attività di responsabile dei corsi e di docente presso l'Uni3 di Castellamonte. Indubbiamente questo triennio è stato poco fortunato a causa della pandemia che ci ha impedito per metà del tempo di incontrarci di persona, costringendoci a ricorrere lezioni online per mantenere aperto un canale di comunicazione. Oggetto della conversazione sarà oggi la figura e l'opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del Gattopardo, di cui l'anno scorso abbiamo visto la trasposizione cinematografica di Luchino Visconti. Ottimo film con protagonisti eccezionali: Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, Paolo Stoppa, e una ricostruzione scenica spettacolare delle dimore principesche e dell'ambiente siciliano. Ora, quando leggiamo o rileggiamo il Gattopardo, abbiamo dinanzi agli occhi attori che, guidati da un regista di alto livello, hanno saputo immedesimarsi nei personaggi del romanzo, al punto che l'opera cinematografica ha decretato un ulteriore successo del libro. Tuttavia, questo va oltre il film, collocandosi oggi tra i classici. Del resto, Visconti e Tomasi ci propongono un messaggio diverso. Il primo privilegia gli aspetti storici del romanzo e coglie il senso di decadenza che lo pervade. Il secondo ha proiettato sullo sfondo storico l'eterna vicenda umana, raccontando la decadenza della nobiltà siciliana attraverso la storia della sua famiglia. Per questo motivo è necessario, per comprendere l'opera e la sua genesi, conoscere l'origine e la storia di Lampedusa e lo stretto senso di appartenenza dell'autore alla sua classe sociale. Per capire il romanzo Il Gattopardo occorre fare una breve storia di Lampedusa, che con il nome di Corbera di Salina sono i protagonisti dell'opera. Questo è lo stemma della famiglia. Un gattopardo, così lo chiamavano i contadini di Palma, o meglio, un leopardo in forma di leone, con la testa alzata in segno di maestà, danzante su Campozzurro su tre monti verdi. Il motto della famiglia era Spes mea in Deo est. Nel Gattopardo, Calogero Sedara, esponente della nuova classe borghese, alludendo all'origine leggendario del principe di Salina, dice: Principe, voi che discendete da Titone imperatore e Berenice regina. Il pover'uomo confonde Titone, figura mitologica, con Tito, imperatore di Bisanzio, che, secondo la leggenda, sarebbe stato il padre di quel Tommaso il leopardo, capostipite dei leopardi che sbarcarono ad Ancona nel 640 d.C. e diedero origine al ramo dei leopardi nelle Marche, a cui apparteneva anche il poeta Giacomo, e al ramo dei Tomasi a Siena. Questi passarono poi a Capua al seguito degli Aragonesi e di lì in Sicilia, dando origine al casato dello scrittore. Donna fugata del romanzo Feudo del Principe di Salina, esiste un castello a 15 chilometri da Ragusa che ha questo nome.
si identifica con Palma di Montechiaro, dove i Lampedusa ebbero il loro primo feudo e il palazzo ducale. Il primo duca fu Carlo Tomasi, che fondò Palma con il consenso degli spagnoli, che in cambio di denaro concedettero feudo e licenze a populandi, ovvero sia di costruire una città. Carlo divenne duca nel 1639, ma lasciò poi il ducato al fratello Giulio per entrare nell'ordine dei Teatini e darsi allo studio della teologia. Giulio I, divenuto principe di Lampedusa nel 1667, concedette il proprio palazzo ducale per fondare un monastero femminile benedettino, in cui si richiusero sua moglie, Rosalia Traina, suor seppellita, e quattro figlie, tra cui Isabella, suor Maria Crocifissa, ricordata nel romanzo con il nome della Beata Corbera. Giulio, primo principe di Lampedusa, fece costruire un nuovo palazzo, dove si ritirò per far penitenza e dedicarsi alla beneficenza. Fu detto il Duca Santo ed è ricordato nel Gattopardo, laddove Tancredi ed Angelica, nel loro vagabondare nell'immenso palazzo di Donna Fugata, scoprono una camera con un grande crocifisso e vedono appesa ad un chiodo una frusta con un manico corto, dal quale si dipartivano sei strisce di cuoio, terminanti in sei palle di piombo, grosse come nocciole. Era la disciplina del Duca Santo. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, qui lo vediamo in due fotografie. A destra è giovane e a sinistra più attempato ai tempi della scrittura del Gattopardo. Nacque a Palermo il 23 dicembre del 1896 da Giulio Tomasi e Beatrice Mastro Giovanni Tasca di Cutò. Scrisse un solo romanzo quando era già in età matura e di cui non vide la stampa. Appartenente ad un'antichissima famiglia della nobiltà siciliana, fu un avido lettore di letteratura italiana e straniera, di storia e di filosofia. Si formò negli anni 20 e 30 approfondendo la letteratura francese e inglese. Poliglotta, conosceva il francese, l'inglese, il tedesco, lo spagnolo e il russo. Viaggiò molto in Europa, soggiornò a Londra presso lo zio ambasciatore Pietro Tomasi, barone della Torretta, e in Lettonia a Stomersi, dove la moglie possedeva un castello. Fu, possiamo dire, un cosmopolita. Nel secondo dopoguerra visse quasi sempre a Palermo, dedicandosi agli studi e alla scrittura. Morì il 23 di luglio 1957 a Roma. Questa è la tomba dei Lampedusa nel cimitero dei Cappuccini a Palermo, di cui parla il principe di Salina nel Gattopardo, quando al ballo dai Ponteleone, rifugiatosi nello studio di Don Diego, vedendo un quadro di Greuze che rappresenta la morte del giusto, pensa alla sua morte, alla tomba, ai Cappuccini che bisogna far restaurare. Qui è sepolto anche il bisnonno dello scrittore, Giulio Fabrizio, alias il Gattopardo. A Londra, in casa dello zio ambasciatore, Giuseppe Tomasi conobbe Alessandra Wolf von Stomersi, figlia di primo letto della cantante lirica modenese Alice Barbi,
che ora era moglie di Pietro della Torretta. Tra i due nacque subito un'amicizia favorita dagli interessi culturali comuni. La baronessa allora era sposata con il barone Pilar Pilciau, che aveva proprietà confinanti col castello di Stommersi in Lettonia. Giuseppe Tomasi fu ospite a Stommersi nell'estate del 1927. Rivide successivamente Alessandra a Roma in casa dello zio ambasciatore e negli anni seguenti si recò spesso a Stommersi, dove ora la baronessa viveva sola dopo la separazione dal marito e si dedicava alla psicanalisi. Nell'aprile del 1932 Alessandra fu ospite a Palermo dai genitori di Giuseppe, che però non accettavano questa relazione del figlio con una divorziata. Nonostante tutto, i due si sposarono a Riga in una chiesa ortodossa il 24 agosto del 1932 e dopo un incontro ad ottobre a Bolzano con i genitori di lui si vide subito che tra suocera e nuora non poteva esserci accordo, poiché la prima non voleva che gli sposi vivessero in un appartamento separato e la seconda voleva essere indipendente. La convivenza dei nuovi coniugi con la suocera durò poco e Lissi, Alice era il secondo nome di Alessandra, se ne tornò in Lettonia. Il matrimonio dei due divenne epistolare per un decennio. D'estate Giuseppe raggiungeva la moglie a Stommersi e rimaneva là alcuni mesi. Poi tornava dalla madre possessiva, rimasta vedova nel 1934. Il dramma della vita di Giuseppe Tomasi fu la perdita della sua casa natale, Palazzo Lampedusa. Il palazzo era stato costruito nel Cinquecento ed era stato comprato da un soavo nel 1788, quando la famiglia era ancora abbiente. Fu restaurato nel 1891 e nel 1931, una parte venne affittata all'azienda del gas per 25.000 lire annue. Cifra di tutto riguardo per una famiglia aristocratica ormai in decadenza. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, nel 1942, il principe sfollato con la madre, prima capo d'Orlando, presso i cugini piccoli, baroni di Calanovella, e poi nel 1943 a Ficarra con la moglie rientrata in Italia, tornato casualmente a Palermo ad aprile, si trovò davanti uno spettacolo terribile. Il suo palazzo era stato pesantemente bombardato dagli americani. Non poté accedere agli appartamenti del primo piano poiché la scala era crollata e il tetto danneggiato. Si limitò a raccogliere le poche cose di Lissi lasciate in portineria e andò da un amico dove, ospitato in una camera per 3 giorni, rimase lì senza uscire e senza parlare a causa del trauma subito. Nell'ottobre del 1943 il principe, di ritorno a Palermo con Lissi, abbandonato Palazzo Lampedusa, affittò una camera mobiliata a Palazzo Briuccia, dove abitò per 2 anni. Nel 1947 ricomprò la parte di Villa Lampedusa alla Marina sul lungomare di Palermo, casa che il bisnonno Giulio Fabrizio, coi denari ricavati dalla cessione dell'isola di Lampedusa a Ferdinando II di Borbone, aveva acquistato nel 1849 e successivamente rivenduto nel 1862.
La casa venne intestata alla moglie, che fece risistemare un appartamento dove i coniugi vissero fino alla morte. Palazzo Lampedusa alla Marina è stato ricomposto e completamente restaurato nel 1970 dal nuovo proprietario, il Duca di Palma, Gioacchino Lanza Tomasi di Mazzarino, figlio adottivo dello scrittore. Genesi del romanzo. La moglie di Tomasi, psicoanalista, per contribuire al superamento del trauma da parte del marito, a cui non piaceva la nuova casa e rimpiangeva l'antica, gli suggerì di scrivere i ricordi e le memorie della famiglia, così da far rivivere quella casa tanto amata e perduta. Lo scrittore, che già da tempo pensava di scrivere qualcosa a proposito della famiglia, cominciò a raccogliere le idee. A questo punto mi sembra interessante aprire una parentesi sul restauro di Palazzo Lampedusa. Ecco come si presenta oggi, dopo il recupero ad opera di privati, compiuto tra il 2011 e il 2015, dopo quasi 70 anni d'abbandono. L'area con le rovine era stata venduta nel 1951 dagli eredi per la cifra di 11 milioni. Inizialmente vi si insediò una fabbrica di blocchetti di cemento, poi il palazzo fu definitivamente abbandonato dai nuovi proprietari, che lasciarono al centro di Palermo un cumulo di macerie e di rovine. In questo palazzo Tomasi ha ambientato il ballo dai Ponteleone e ne descrive il salone, dapprima con le considerazioni del principe, che osserva con disprezzo il vecchio stile dei mobili, e poi con le considerazioni monetarie di Don Calogero, che è insensibile alla grazia e alla bellezza. Il palazzo, luogo di memorie e di ricordi di Giuseppe Tomasi, è oggi visitabile dall'esterno e rievoca nel visitatore tante descrizioni del Gattopardo. Negli anni del boom economico si pensava di demolire tutte le rovine e di costruire un nuovo palazzo moderno. Poi, trascorsi molti anni, si pensò che la casa del Gattopardo doveva essere riportata a nuovo splendore, conservando le strutture esterne e una parte del primo piano che non era crollato. Uno studio di architetti ha messo a punto il progetto, una cordata di privati ha acquistato gli appartamenti e l'opera è stata realizzata al costo di 10 milioni di euro. Ritorniamo ora al nostro scrittore e alla genesi del romanzo. Negli anni 50 il principe frequentò con un gruppo di giovani intellettuali la casa del barone Bebbuzzo Sgadari a Palermo, dove si discuteva prevalentemente di letteratura. A sua volta terrà corsi su Stendhal e sulla letteratura inglese, a cui partecipavano Francesco Agnello, Francesco Orlando e Gioacchino Lanza di Mazzarino. Fu il momento in cui mise a disposizione il suo sapere. Aveva anche buoni rapporti col cugino Lucio Piccolo di Calanovella, che qui vediamo nella foto in centro. A sinistra c'è Gioacchino Lanza di Mazzarino. Lucio,
Un originale poeta aveva mandato a Montale nuove poesie che aveva fatto stampare a sue spese. Questi, incuriosito di ricevere un plico affrancato non adeguatamente, dopo aver pagato la multa, lo aprì e lesse. Decise che avrebbe presentato il giovane scrittore per il premio di San Pellegrino Terme del 54. Il libro vinse il premio e il cugino si fece accompagnare da Giuseppe Tomasi alla premiazione. Quei due incontrarono i maggiori scrittori italiani dell'epoca, Montale, Bassani, Bellonci, e Giuseppe si persuase che essi non erano semidei come aveva sempre pensato. Pertanto, sia per emulare il cugino, sia per realizzare quello che da molto tempo aveva in mente, decise di scrivere un romanzo. Tra la fine del 54 e il 56, Tomasi scrisse Il Gattopardo, interrotto nel 55 per stendere i ricordi d'infanzia, da cui trarre materiale per il romanzo. Nel 1955, prima in compagnia di un amico e poi della moglie e del figlio adottivo, il principe fece ben tre viaggi a Palma di Montechiaro, antico feudo della famiglia. Qui visitò per ben due volte la chiesa matrice di cui era patrono e il convento delle Benedettine e per una volta il castello. Trasse dunque ispirazione per la descrizione del soggiorno del principe di Salina a Donna Fugata. Il testo definitivo conteneva la storia della famiglia Lampedusa a partire dal 1860 ed era costituito da tre blocchi divisi da un intervallo di 25 anni. Gli anni 1860-62, con lo sbarco dei Garibaldini e l'annessione della Sicilia al Regno d'Italia. Il 1883 in realtà sarebbe il 1885, la morte del principe. 1910, completa decadenza della famiglia, descritta attraverso le tre anziane figlie del principe, le signorine Corbera di Salina. Il romanzo, rivisto all'inizio del 57, venne inviato sia a Mondadori sia ad Einaudi, che lo rifiutarono. Giuseppe Tomasi ricevette la lettera da Einaudi pochi giorni prima della sua morte e fu molto amareggiato. Il testo era stato letto per entrambi le case editrici da Vittorini, allora direttore editoriale della collana di Einaudi I Gettoni, che pubblicava le opere dei narratori esordienti. Questi, ritenendo non adatto lo scritto per una collana che proponeva autori che trattavano i temi sociali del dopoguerra, non poteva accettare un libro dove la concezione della storia era troppo negativa. Probabilmente anche l'ideologia di Vittorini pesò sulla scelta, dato che Giuseppe Tomasi, rappresentando una classe aristocratica dominante, passava per reazionario. Il dattiloscritto venne poi letto da Bassani, direttore editoriale di Feltrinelli, che lo pubblicò nel 1958. Il libro ebbe subito grande successo e nel 59 vinse il premio Strega. Il protagonista del Gattopardo è il bisnonno dell'autore, Giulio Fabrizio, ottavo principe di Lampedusa, che nel romanzo prende il nome di Fabrizio Corbera, principe di Salina.
era figlio di Giuseppe VII di Lampedusa e di Carolina Wetzinger di origine tedesca e seconda moglie del principe. In Lampedusa, alla fine del Settecento, dopo un secolo di grande splendore, erano già in decadenza, tanto che dovettero metter mano alla spesa. Nel 1812 erano stati aboliti i feudi e le terre ora alienabili passavano nel patrimonio di coloro che prestavano i soldi ad usura. Tuttavia Giulio Fabrizio poté ancora vivere tranquillamente. Aveva sposato Maria Stella Guccia dei Marchesi di Ganzaria e da lei aveva avuto 9 figli, 4 maschi e 5 femmine. Nel romanzo si parla di 7 figli, 3 maschi e 4 femmine. Dopo la sua morte nel 1885 a Firenze, dove si era rifugiato per il colera che imperversava Palermo, gli eredi, in mancanza di testamento, cominciarono una lunga lite che durò circa 60 anni, fino al 1942. A questo punto i contendenti erano ben 38. A loro toccarono le rimanenze dei feudi, terre per lo più improduttive, su cui da molto tempo non si erano fatti investimenti. A Giuseppe Tomasi, 11° e ultimo principe di Lampedusa, dopo la morte del nonno e del padre, toccò un quinto di un nono, essendo 9 figli del Gattopardo e 5 i figli di nonno Giuseppe. In questo dipinto è raffigurato Giulio Fabrizio di Lampedusa, abbastanza diverso dai suoi predecessori, sia per l'aspetto sia per la cultura. Aveva occhi chiari, pelle bianca, capelli e barba castani. Nel romanzo si dice che è biondo, per l'origine tedesca della madre. Era studioso di matematica ed astronomia, era burbero e schivo, non amava la vita di società, ma era un nonno che divertiva i nipotini facendo il giocoliere. Era ben diverso da come viene descritto nel libro. Un temperamento autoritario, una certa rigidità morale, intelligente, propenso alle idee astratte, malinconico, pessimista e perfino prepotente. Prima di analizzare il romanzo è necessario dire qualche parola sui luoghi del Gattopardo. Questa è Villa Lampedusa ai Colli, con un osservatorio, ereditata dalle figlie del Gattopardo, da molti anni abbandonata. Oggi è proprietà della Regione Sicilia e non è ancora stata restaurata. Qui è ambientata la prima e l'ultima parte del romanzo. Questo è uno dei preziosi soffitti lignei del 600 del Palazzo Ducale di Palma, oggi proprietà del comune, con il famoso stemma del Gattopardo. In realtà Giuseppe Tomasi, pur collocando il feudo di Donna Fugata a Palma, non descrive questo palazzo in cui la sua famiglia non aveva mai soggiornato, ma la villa di Santa Margherita Belice. Abbiamo già collocato Donna Fugata nel feudo dei Lampedusa, Palma di Montechiaro, di cui qui vediamo il castello dei Chiaromonti. La baronia di Montechiaro fu il primo possedimento dei Lampedusa. Il feudo fu portato in dote da Francesca Caro a quel famoso Mario Tomasi che da Capua era giunto in Sicilia.
La villa di Santa Margherita Belice, in cui Tomasi da bambino soggiornava con la famiglia per lunghi periodi, sia d'estate sia d'inverno, era proprietà dei nonni materni, i Filangieri di Coutò. Distrutta nel 1968, quasi completamente dal terremoto, è stata recuperata ed è oggi proprietà comunale. È stata la principale fonte di ispirazione per la descrizione delle dimore gattopardesche, in particolare il giardino, ricco di piante di ogni tipo, ha offerto allo scrittore il materiale per immaginare quei giardini di delizie visive ed olfattive del romanzo. E infine Palazzo Lampedusa. Nei vani scala ricostruiti sono state riportate le pagine dei ricordi d'infanzia sulla casa. Dice l'autore: «L'amavo con abbandono assoluto e la amo ancora adesso, quando essa da 12 anni non è più che un ricordo». Ora che il libro è stato contestualizzato, passiamo a parlare della vicenda. Il filone principale del racconto è tutto imperniato sul tracollo della nobiltà. Siamo nel 1860 e i garibaldini sono sbarcati a Marsala. La nobiltà siciliana sente imminente la propria rovina. Don Fabrizio, principe di Salina, anche lui come gli altri nobili, assiste alla rovina del proprio ceto, senza trovare in sé la voglia di far qualcosa per porvi rimedio. Tuttavia è consapevole che i Borboni sono condannati a sparire e ad essere sostituiti dal re galantuomo. Il mondo nuovo che sta per nascere a Don Fabrizio non piace. Egli non prova simpatia per la nuova classe borghese, fatta di uomini avidi e meschini, privi di ideali e di stile. Da una parte sa che il mondo a cui appartiene sta morendo, ma ritiene che non ci si possa opporre a questa morte, né intende partecipare per salvare il vecchio mondo o per l'avvento del nuovo. Dall'altra parte capisce ciò che gli dice il nipote Tancredi, Falconeri, un giovanotto vivace, cinico e spregiudicato. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Così Don Fabrizio lascia che Tancredi si metta coi garibaldini, poi non si oppone che sposi la figlia di un ricco borghese, Calogero Sedara. Tancredi è nobile, ma povero. Gli occorre una buona dote per far carriera, per affermarsi nel mondo ed essere dalla parte di coloro che contano. Don Fabrizio crede che cambierà tutto un apparato, ma la sostanza sarà sempre la stessa. Ci saranno sfruttatori e sfruttati, nuovi padroni e servi. Il mondo, come sempre, sarà di chi ha meno scrupoli, di chi non ha freni morali. Dunque, Tancredi sposi pure Angelica. Lo scetticismo porta Don Fabrizio a rifiutare la carica di senatore del regno che l'inviato del governo piemontese Chevalley viene ad offrirgli e gli suggerisce il nome di Sedara. Il principe muore infine in un albergo di Palermo, di ritorno da Napoli dove è andato per un consulto medico. Dopo di lui sarà lo sfacelo della casa. Nel 1910 Concetta, Carolina e Caterina sono anziane signorine bigotte che riempiono la loro cappella privata di reliquie di dubbia provenienza. In occasione di un'ispezione del vicario ordinata dal vescovo, molte reliquie saranno dichiarate false
e quindi dovranno essere scartate. È veramente la fine. Concetta, la più intelligente delle sorelle, capisce di aver sciupato la sua vita nel ricordo dell'amore di Tancredi, che il padre non aveva secondato per motivi di dote, e butta il cane impagliato Bendicò per cancellare gli amari ricordi. Questo è il filone principale a cui si collegano episodi secondari: l'amore del principe per la prostituta Mariannina, gli amori di Tancredi ed Angelica, la passione del principe per l'astronomia, i suoi colloqui con un compagno di cacce Ciccio Tumeo e col gesuita di casa padre Pierrone, il viaggio e il soggiorno a Donna Fugata, l'incontro con Don Calogero e il plebiscito, il viaggio di padre Pierrone al paese natale e l'idillio rustico della sua nipote, il ballo nel palazzo dei Ponteleone. E ora parliamo del genere del romanzo. Il Gattopardo non è un libro autobiografico, ma è una trasfigurazione di persone realmente esistite e una trasposizione di ambienti, luoghi, paesaggi visti e descritti nei ricordi d'infanzia. L'opera, scritta nel 55, per riportare alla mente luoghi, persone e sensazioni. Il tutto è dominato dalla mente creatrice dell'autore e filtrato attraverso la sua concezione del mondo e della storia. Non è neppure un romanzo storico, la storia è filtrata qui dalla soggettività dell'autore, tanto che il romanzo è troppo introspettivo per essere storico e troppo storico per essere psicologico. Da alcuni critici è stato definito decadente, sicuramente prustiano, introspettivo e opera di un uomo scettico e pessimista. È un'opera molto moderna che rimanda a quel male di vivere di tanta letteratura del Novecento. Il tema della decadenza dell'aristocrazia è insieme a quello della storia dominante. In diversi punti del libro Don Fabrizio riflette sul venir meno del suo ceto, ma è in punto di morte che, vedendo il nipote Fabrizietto e la sua tendenza alla vita borghese, pensa: era inutile sforzarsi di credere il contrario, l'ultimo Salina era lui. La storia. Nella prima pagina del romanzo, Don Fabrizio, ricordando l'incontro col re Franceschiello, capisce che quella monarchia ormai è giunta al termine, aveva sul volto la morte. Tuttavia non crede che il re galantuomo possa determinare un cambiamento in Sicilia. Egli è troppo scettico per pensare che la Sicilia voglia e possa cambiare, e lo spiega con una metafora al buon Chevalier. Per conto mio, mi sembra piuttosto una centenaria trascinata in carrozzella all'Esposizione Universale di Londra, che non comprende nulla, che si impipa di tutto, delle acciaierie di Sheffield, delle filande di Manchester, e che agonia soltanto di trovare il proprio dormiveglia fra i suoi cuscini spavati e il suo orinale sotto il letto. Anche il general Pallavicino, al ballo dei Ponteleoni, spiega al gruppetto che si è formato intorno a lui che ha dovuto attaccare Garibaldi ad Aspromonte per liberarlo e liberare il nuovo regno da quegli scamiciati, con le facce di fanatici incurabili alcuni, altri con la grinta dei rivoltosi di mestiere. Il nuovo regno si è formato, non si sa come, ma è debole e diviso. Delle camicie rosse, dice, non si parla più, ma se ne riparlerà.
Quando saranno scomparte queste, ne verranno altre di diverso colore e poi di nuovo rosse. Forse un po' brillo profetava. Qui l'autore sembra quasi alludere al fascismo. Dunque, lo scrittore pensa che nulla cambierà. La storia si ripeterà e la Sicilia sarà sempre uguale. Il nostro autore non è credente e infatti ritiene che la breve parabola della vita sia racchiusa tra il nulla del prima e il nulla del dopo. Scrive: questi effimeri esseri che cercavano di godere dell'esiguo raggio di luce accordato loro fra le due tenebre, prima della culla, dopo gli ultimi strattoni. Altro tema presente nel romanzo è la descrizione del paesaggio siciliano, che può essere riarso, arroventato oppure splendido. È una metafora della condizione umana, del deserto esistenziale che il principe percepisse in tutta la sua drammaticità. È inoltre simbolo di morte, infatti il libro è tutto pervaso dalla presenza della morte, che non è mai fosca, ma si manifesta nell'accecante luce del sole, nella campagna gialla di stoppie, nel colore e odore dei fiori. Scrive Lampedusa: ma il giardino esalava profumi untuosi, carnali e lievemente putridi come i liquami aromatici distillati dalle reliquie di certe sante. Altro tema presente è il tema dell'amore, che nel Gattopardo non è un sentimento che migliora, che modifica le persone, ma è sensualità, passione oppure interesse. Tancredi è attratto da Angelica, ma nello stesso tempo è interessato alla cospicua dote della fanciulla. Angelica è innamorata di Tancredi, ma intravede nel matrimonio una possibilità per entrare nella buona società. E infine lo stile del romanzo. Tomasi di Lampedusa riteneva che gli scrittori si dividessero in due gruppi: coloro che avevano uno stile magro, cioè poco caratterizzato dall'aggettivazione, e quelli che avevano uno stile grasso, cioè caratterizzato da molti aggettivi. Lui si poneva nel secondo gruppo. Esempi significativi sono le descrizioni dei pranzi di gala del Gattopardo o del banchetto al ballo dei Ponteleone. Le descrizioni sono ricchissime di aggettivi che indicano i colori dei cibi. Dice lo scrittore: lì in mani babà, sauri come il manto dei cavalli, Monte Bianco, nevosi di panna, beignet de fin, che le mandorle screziavano di bianco, e i pistacchi di verdino, collenette di profiterol alla cioccolata, marroni e grasse come l'humus della piana di Catania, perferosi, perfe champagne, perfe bigi, sviolinature in maggiore delle amarene candite, timbri aciduli degli ananas gialli, impudiche paste delle vergini. Questo è un libro straordinario che deve essere letto e riletto con attenzione, pieno di allusioni e di simboli che rimandano a verità taciute. Qui trovate una piccola bibliografia. Certamente gli studi sull'autore e la sua opera sono molto numerosi, a partire dal 58 fino ai giorni nostri.